Amici di Battista 70 Forme, buongiorno. Per oggi voglio iniziare un nuovo metodo di fare le video recensioni. Mi sono un po' stufato del solito format, sediamoci, leggiamoci le caratteristiche tecniche. Sì, andremo comunque ad elencare le principali, però volevo fare un qualcosina di più funzionale e più anche, diciamo, finalizzato all'uso e alla portabilità dei dispositivi. Allora, iniziamo questa nuova serie con il Microsoft Lumia 640 XL, uno smartphone dalle dimensioni piuttosto generose, dopo andremo a vedere come sta anche in tasca. È un 5 pollici e 7, questa versione non è LTE, è un normalissimo 3G dotato di micro SIM ed espansione di memoria. Dimensioni abbastanza importanti perché abbiamo un 157,9 per 81,5 per 9 mm di spessore ed un peso di 171 grammi, che però sinceramente è ben ripartito. Quando andiamo a portarlo all'orecchio, come vediamo, insomma, ci copre quasi tutta la faccia. Insomma, devo dire che ha dimensioni, devo dire, abbastanza notevoli. Non è piccolino, è un phablet, ha un display da 5 pollici e 7, un LCD 1080x720, 259 ppi, non è particolarmente definito, Core di Gorilla Glass 3, un processore Snapdragon 400 quad core con Adreno 305 ed 1 giga di RAM, memoria interna da 8 giga, però come vi dicevo è espandibile, una cam posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel. La cam abbiamo visto che è abbastanza buona, non è male, tende un po' a essere sovraesposta con condizioni di luce piuttosto, diciamo, potenti, soprattutto se c'è la luce, quella luce bianca tipica delle giornate afose, tende ad avere un po' di sovraesposizione. Invece devo dire che con le condizioni di luce ottimale le foto sono buone, in interno sono abbastanza buone col flash, senza flash tendono un pochettino a sgranare. Il video devo dire che non è assolutamente niente male, ha una buona fluidità, quindi una cam, diciamo, all'altezza. E comunque parliamo di lenti Zeiss, di conseguenza non stiamo parlando proprio delle lenti peggiori che ci sono. L'autonomia è ottima, 3000 mAh e non scende la batteria, anche usandolo in maniera pesante non ha nessun calo. Parte telefonica, anch'essa devo dire molto buona, non è LTE, ripeto, è un 3G, però la ricezione è sempre ben presente, mai nessun buco di rete e anche l'audio in capsule è davvero buono. Ed anche in viva voce, ma questo poi lo andremo a sentire nella seconda parte della video recensione. Che altro dire? Poi è dotato di accelerometro, sensore di prossimità, luminosità, GPS, wifi, NFC, radio FM. Insomma, devo dire che ha tutte, diciamo, le comodità del caso. Il prezzo è di 199 euro, almeno io l'ho visto da 1 euro a 199 euro, poi magari online si troverà anche a prezzi inferiori. Che dire? È un terminale che comunque è a backcover removibile, ma è ben assemblato, devo dire, ed è molto solido. Ripeto, dimensioni abbastanza importanti. L'ergonomia non è proprio il massimo, anche se ha i bordi leggermente arrotondati, però devo dire che comunque, dai, è costruito bene ed ha anche un buon rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando comunque di 199 euro. Come sta in tasca? Ahimè, in tasca dà abbastanza fastidio. Lo mettiamo nella tasca dei jeans. Questi sono jeans con delle tasche, diciamo, normali e come vedete sporge. Giusto per farvi un confronto, vi faccio vedere col mio Z3 che non è proprio piccolino, se lo metto in tasca sporge leggermente. Potete notare che le dimensioni dei due, insomma, si vede un po' di differenza. Il 640 XL si chiama XL, non per niente. Insomma, diciamo che come portabilità non è il massimo, però d'altra parte, chi acquista un terminale con un display da 5 pollici e 7 sa anche a cosa va incontro, quindi vabbè, è normale che abbia dimensioni imponenti. Per quanto riguarda il grip, devo dire che nonostante sia plastica, è comunque buono, non è una plastica lucida scivolosa, è una plastica opaca ed ha anche un buon grip. Ripeto, dimensioni impegnative, però nel complesso non è assolutamente niente male. Ok, spostiamoci ora al banco e proseguiamo la recensione. Andiamo ora a sbloccare il nostro terminale, doppio tap. Vabbè, la schermata la scegliete voi. Come ben sapete, abbiamo qui la tendina delle notifiche con i vari shortcut. Possiamo accedere a tutte le impostazioni.
Windows Phone 8.1 Lumia Denim. Qui abbiamo tutte le varie impostazioni. Come vedete la fluidità è sempre ottimale, buonissimo scorrimento, nessun tipo di lag, impuntamento vario. Come vi dicevo, abbiamo un buon audio sia in chiamata che in viva voce. Andiamo a sentirlo, servizio clienti. Lo speaker è posizionato dietro, un secondo, come al solito c'è sempre qualche lag nella chiamata servizio clienti, ma è tipico del servizio clienti, non di questo terminale. Sentite un buon audio in capsula. Per la telefonia fissa e ADSL digita 2. Leggermente, diciamo, con un leggero fruscio, ma devo dire che non è assolutamente niente male. A proposito, andiamo a sentirlo nella parte musicale, andiamo nella musica, riproduzioni recenti, ok, vediamo se mi parte già quella che volevo, no, ok, solito brano degli U2. Non altissimo, ma devo dire qualità discreta, forse leggermente carente nei bassi, ma questa è una mia fissa, diciamo, però nel complesso devo dire che non è assolutamente niente male. Andiamo a vedere i video, tanto che ci siamo, almeno sentiamo. Allora riprendiamo il solito video, visualizza tutto. Ha deciso di partire da solo. No, io non volevo questo, anche perché questo, essendo un 4K, non si vede. Scusate. Ho avuto troppa fretta, forse. Ok, eccoci qua. Tanto vediamo anche un po' com'è il display. Dicevo, non particolarmente definito, però con una buona luminosità, trattandosi di un IPS. In questo momento abbiamo la luminosità al massimo. Come sentite, l'audio ha una buona qualità, i suoni sono ben distinti. Il display devo dire che non è assolutamente niente male. I bassi non potentissimi, però come potete sentire l'audio devo dire è di buona qualità, i suoni sono ben distinti, ma devo dire che non ci possiamo assolutamente lamentare. Andiamo a vedere a questo punto il display, andiamo nelle nostre foto, diamo un'occhiata magari anche alle foto che ho fatto con questo terminale. Questo è il video, vi dicevo che ha una buona resa. Qui come vedete tende leggermente ad essere un po' sovraesposto, ma il cielo, la luminosità non aiutavano di certo, perché comunque classica giornata, diciamo, col cielo bianco la luminosità non è ottimale, però devo dire che i dettagli comunque delle foto sono buoni. La cam, non sto a farvela vedere, tanto è la classica Lumia camera, no, devo dire che comunque rende bene anche qua. Quando invece col flash va benissimo, quando non si usa il flash tende a sgranare un po', però ripeto, comunque voglio dire, è una fotocamera che nel complesso è davvero molto molto buona, non ci si può assolutamente lamentare. Scusate che ritorniamo in album, andiamo nelle nostre solite immagini campione, ok, andiamo ad aprirle. Se ti giri, dicevo, la definizione non è elevatissima, perché comunque è un 5.7 con una risoluzione HD, quindi non può essere il massimo. I colori invece devo dire che sono molto fedeli alla realtà, qui vabbè il rosso non è particolarmente intenso, però devo dire che comunque è un display, cioè fedele alla realtà, leggerissima saturazione del giallo ma poca cosa. Il nero ovviamente, essendo un IPS, non può essere assoluto, però devo dire che rispetto ad altri neri che ho visto su altri terminali, questo non se la cava affatto male. Ok, rimettiamoci in portrait. Come vedete le notifiche arrivano tutte in orario, non ci sono ritardi, Cortana funziona bene. L'altro giorno mio figlio si è messo a scherzare, ho fatto una cosa, eccolo qua. Raccontami un indovinello. No, l'altro giorno mio figlio ha risposto, vediamo. Raccontami una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
Vabbè, umorismo tipicamente inglese che potevamo anche lasciare stare, comunque vabbè. L'altro giorno gli ha fatto un indovinello a mio figlio che mi ha fatto morire, tipo il gioco preferito di un eremita in solitario, vabbè. Piccole cose. Comunque, vabbè, come vedete, inutile che adesso sto a spiegarvi tutte le funzioni di Windows Phone 8.1, funziona decisamente bene. Diamo un'occhiata a internet, come si comporta il browser. Vediamo se è rimasto memorizzato. Ok, Sky TG24. Ok, come vediamo, la fluidità è davvero buona, assolutamente niente da dire. Vediamo il pinch to zoom. Scusate, adesso vado a prendere dentro la parte sotto, abbastanza buono. Ci mette un momentino a permettere, diciamo, per il rendering delle immagini, però vabbè, devo dire che nel complesso è un pochino impreciso, se dobbiamo cercare il pelo nell'uovo, però vabbè, comunque nel complesso è abbastanza buono. Ok, no, adesso si deve essere caricato quasi completamente. Ci mette un attimo poi col rendering delle immagini, insomma, diciamo che andrebbe un attimino perfezionato, perché vedo che è leggermente impreciso. Ok, usciamo pure. Ecco, un'altra cosa, che ogni tanto il tasto back qui sotto stenta, fa fatica a prendere il tocco. Diciamo che secondo me c'è da sistemare qualcosina a livello touch, non una cosa preoccupante come avevamo provato su un altro terminale, non ricordo se era il 535 o qualcosa del genere, che aveva dei problemi seri, però anche qui ogni tanto il tocco non viene preso, diciamo, a dovere. Vediamo un po' come si comporta nella parte ludica, sperando che non cominci a scaricarmi qualche aggiornamento o qualcosa. Ok, vi ho risparmiato il tempo di caricamento, spostiamo un po' i faretti di modo che riusciamo a giocare bene. Vi dirò che la definizione non è un granché, la noterete subito. Io ho fatto 2-3 partite e devo dire che come giocabilità è accettabile. Ogni tanto perde qualche frame, vi dicevo, la definizione, come potete notare, non è proprio il massimo. Si vedono i colori un po' sgranati. Abbiamo tolto la musica come sempre per evitare problemi di copyright o menate simili. Devo dire che ha un buon controllo, l'accelerometro è preciso come potete vedere. Adesso, questa è la prima volta che mi succede, mi è successo di saltare così in quella maniera. Comunque, come potete vedere, buona precisione, riusciamo a fare le derapate come meglio crediamo. No, vedete che si riesce a giocare tranquillamente. Ok, torniamo nella home, possiamo vedere che anche non abbiamo tempi di ricaricamento particolarmente lunghi, anzi è immediato. No, devo dire che un bel terminale, il rapporto qualità-prezzo, come dicevo prima, è più che soddisfacente. Ripeto, secondo me va solo sistemato un attimino, forse un fix magari al touch, che mi sembra ogni tanto avere qualche leggerissimo problema di risposta, però sinceramente poca cosa. E dimensioni a parte, che però ripeto, se uno sceglie un 5 pollici e 7 sa anche che non potrà avere l'ergonomia di un 4 pollici e mezzo, un 5 pollici, devo dire che mi piace, è un buonissimo terminale. Con questo concluso, un saluto da Loris, Alias Battista 70 per Battista 70 Phone.